Ciao gente, benvenuti in un nuovo video, sono Elena, grazie per seguire il mio canale. Se potete iscrivetevi così mi aiutate ad aumentare un pochino gli iscritti. Spero vi sia piaciuto il video che ho fatto l'altro giorno in versione satanica perché, come vi stavo dicendo, mi sono veramente fracassata il KZZO di questa situazione, quindi non ho più freni, perché tanto mi sto già facendo gli arresti domiciliari senza aver fatto niente a questo punto. A questo punto dico, vabbè, tanto che cosa abbiamo da perdere, facciamo qualcosa di divertente, no? E sfoghiamoci. Oggi voglio fare un video, mi devo mettere bene, ragazzi, il mio problema è con le gambe lunghe e quindi ogni volta non so, come sedermi. Allora, come sapete, è iniziato quella abominevole rottura di palle del Festival di Sanremo. Io non lo guardo principalmente perché io non ho la televisione, me ne vedo alquanto di essere lobotomizzata da quella specie di scatola malefica. Sono anni che non ho la televisione, tiro un pochino più su. Sono anni che non ho la televisione, sinceramente, non mi manca e non ne sento proprio il bisogno, anche perché non c'è niente di guardabile, cioè tutta spazzatura si può dire. Festival di Sanremo ormai è defunto da parecchio tempo, non so se ve ne siete accorti, ma ormai sono anni che fa schifo, cioè proprio è una cosa inguardabile. È una robaccia commercialazza che è costruita esclusivamente per far fare soldi alle case discografiche, insomma, che propongono questi pseudo cantanti che vabbè. È un insulto alla definizione di cantante. Ragazzi, sapete che io amo la musica, è un insulto alla definizione di cantante. C'è tanta di quella me er da lì dentro che è veramente lo schifo dello schifo. Comunque, oggi parliamo dei due presentatori, simpatici come un dito in un occhio, per non dire altro, che hanno fatto un patetico teatrino, non so se l'avete visto, ma ce lo rivediamo adesso, così sull'altro telefono, perché altrimenti volevo appunto farvelo vedere meglio. Sentiamo il loro patetico teatrino. Ferma, ferma, ferma il braccio. Che è? Oh, ferma, 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 ferma,
Il microchip, i poteri forti. Sono i poteri forti, scusa, scusa un attimo. Poteri, sì, no, 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 per cui io non sono io, ti giuro. È veramente il grafene. È il grafene che mi fa, vedi? Non sono, se faccio, vedi, è Draghi che mi sta... A proposito di Draghi, a lui gli sarebbe piaciuto fare il Presidente della Repubblica. Aveva già preparato un discorso di fine anno a banche unificate, poi dopo purtroppo... Proprio le risate, ci stiamo distruggendo delle risate, ammazza, madonna. Comunque ragazzi, come avete potuto vedere, hanno palesemente insultato. A volte non so nemmeno io come riescono ad arrivare a questo, ragazzi. Comunque hanno insultato le persone che, dopo aver fatto il magico siero killer, praticamente hanno avuto reazioni avverse, tra cui neuropatie, patologie autoimmuni neurologiche, che sono veramente qualcosa di orribile, ragazzi. Se riuscirò, metterò nel montaggio video dei pezzettini di persone che purtroppo hanno avuto questi sintomi avversi, ed è l'inferno in terra, ragazzi, perché quando l'organismo attacca il sistema nervoso, poi voi non riuscite più a stare fermi e praticamente continuamente vi muovete con scatti che non sono più gestibili e controllabili in eterno, ragazzi. Pensate all'inferno di subire questo, e non c'è un KZZO da ridere su questo. Sinceramente, per me non riesco ancora a capire come si possa ridere su una cosa del genere, come si possa sfruttare l'inferno di una persona per fare un teatrino patetico e di un livello così basso che non so nemmeno descriverlo. Fiorello, vergognati, te lo dico veramente, vergognati, vergognati, vergognati dentro. Ma se succedeva a tua figlia Angelica una cosa del genere, no?
Cioè, ridevi ancora, idiota. Cioè, ridevi ancora, imbecille. Io non so cosa cazzo ci sia da ridere in questo. Non riesco a capire come tu possa aver fatto satira su un problema di salute di qualcuno che patisce, vivrà l'inferno e non si sa neanche per quanto, probabilmente per tutta la vita. Io non riesco a capire. Cioè, adesso andiamo a vedere quanto prendi per fare questa pagliacciata, perché adesso voglio proprio vedere. Vediamoci, oggi faremo un video anche su Rai e dintorni, magari lo intitolo già così. Allora, vediamo, compenso, Fiorello, Sanremo. Vediamo quanto ti hanno pagato per fare l'idiota, vediamo così ci facciamo tanto una roba pubblica. Stipendi Sanremo 2022. Vediamo quanto, a quanto ti sei venduto l'anima per fare questa cosa, giusto per farci una riflessione, no? Giusto per sapere, visto che a volte io veramente quando vedo dei filmati di persone che stanno male, io piango. E tu ci fai satira, cioè tu neanche rispetto hai di queste persone, io non lo so. Veramente, ma se succedeva a tua figlia, vergognati, è una cosa disgustosa, veramente schifosa. E l'altro Amadeus non è da meno. Che cosa ca avevi da ridere? Io non lo so che cosa avevi da ridere. Dovevi dire, ma smettila, cioè, interrompi quando vedi uno che fa l'idiota. Invece no, gli devi pure corda. Questa roba non so quanto vi porterà bene a livello artistico nella vostra carriera, che comunque rimarrà, ragazzi, queste cose voi ve le tirate addosso da soli. Sapete quando si dice avere la zappa, darsi la zappa sui piedi da soli? Voi lo state facendo. Queste cose qua rimarranno per sempre come archivi storici marchiati come qualcosa di veramente riprovevole. Comunque, vediamo quanto ha preso per fare questa inutile buffonata di livello sadico. Allora, Fiorello. Allora, i ben informati sostengono Fiorello, lo showman, abbia pattuito un compenso di 50.000 euro a serata. 50.000 euro, ti sei venduto l'anima per 50.000 euro a serata. Ma come fai a dormire la notte? Ci credo che non dormi la notte, ci credo che c'è l'ansia. È ovvio che ce l'hai, è il tuo inconscio che ti dice quanto fai ribrezzo, probabilmente. È ovvio che ce l'hai. Io non so come potete dormire veramente con quello che sta capitando all'Italia. Ci sono persone che si danno fuoco perché non riescono a mangiare e voi avete il coraggio di chiedere 50.000 euro per fare l'imbecille? E dire pure qualcosa di così cattivo su persone che non vi hanno fatto niente di niente e avranno la loro salute rovinata per sempre. Voi avete il coraggio ancora di prenderle in giro. Vergognatevi, vergognatevi. Mi fate veramente venire i conati di vomito. Felice di non avere la televisione e io faccio un appello a tutti: liberatevi delle televisioni e disdite il canone Rai. Andate nel sito. Ufficio delle entrate, c'è cioè il modulo, lo potete compilare 2 volte all'anno, ricordatevi entro il 31 gennaio, entro il 31 luglio, lo potete fare online oppure con raccomandata. Sbarazzatevi del televisore perché questa gente deve smetterla di poter fare il parassita, cioè non è una cosa più accettabile. Ci sono persone che sono disperate in Italia e voi non avete speso una parola, ve ne siete sbattuti le palle. Voi ve ne sbattete le palle e poi sulla televisione che dovrebbe essere nazionale, la Rai, vergognati Rai a chiedere il canone, che ricordiamoci il canone che cos'è, una tassa fascista del 1938. Come mai non l'avete abolita? Come mai avete ancora le cose del fascio? Come mai lo fate Rai? Dovete smetterla, io sono disgustata e infatti la televisione me ne vedo alquanto di averla, anche perché poi è il colmo dei colmi pagare per vedere che cosa, qualcuno che si accanisce contro persone che hanno la vita danneggiata per sempre. Ma sapete che ci sono persone che non riescono neanche più a mangiare, a deglutire per questi problemi di sintomi avversi? Ma lo sapete che c'è gente che non riesce più a camminare, che non ha più una vita, che tutta la loro esistenza è sdraiata su un letto, senza riuscire a smettere di muoversi? Fate schifo, fate!
Fate schifo, inutile che fate poi il vostro Sanremo di stocca ZZO. Fate ribrezzo. E tutti quelli che ridevano sono collusi con voi. Vergogna, vergogna. Una cosa che veramente mi fa disgusto, mi fa disgusto. Comunque, ricordatevi che esiste il karma. Quindi, prendi in giro qualcuno per qualcosa di salute. Non si sa mai cosa ti può capitare nella prossima vita, a te o ai tuoi parenti. Non si può mai sapere. Io su queste cose non ci scherzerei tanto. Perché puoi fare ironia su un sacco di altre idiozie, ma non prendere in giro solo perché... Cos'è? Il Draghi stanti ordina di prendere in giro le persone che sono contro... la linea diretta del regime? Non ho capito. Come mai fate tutti ironia? Novax? Oh, non fa ridere niente, perché le minoranze vanno tutelate e voi lo dovreste sapere. E invece no. Vi siete venduti l'anima. Perché cosa? Te per 50.000 euro a serata, l'altro per quanto? Per 500-600.000 euro. Quanto è faticoso 5 giorni per fare 600.000 euro. Che oltretutto, posso dirlo, è una cacata quel festival, non si può guardare, è patetico, non so come avete fatto a selezionare pure i cantanti e le canzoni, non si possono ascoltare, è una robaccia, ma era già così gli anni prima, comunque. Chissà come mai gli anni passati le canzoni rimangono in eterno e sono pezzi memorabili e quelle di adesso fanno tutte schifo, ci ve lo siete chiesto il motivo, come mai? Come mai? E certo, perché chissà come mai se fate selezionare sempre i soliti 4-5 imbecilli dalle case discografiche. Sempre per i soldi, sempre per i quattrini. L'unica cosa che voi siete affamati è di soldi, tutto il resto non avete più niente, siete vuoti. Siete individui vuoti. Ma non pensate che la gente non se ne sia accorta. Voi, come vi dicevo, vi date la zappa sui piedi da soli, perché queste cose... rimarranno per sempre nella storia e ce le ricorderemo e vedrete che quando la verità che sta per venire fuori, vedete che in altri paesi è già venuta fuori, io non farei così tanta ironia, perché poi dopo vi troverete a zappare la terra, se vi va bene. Ve lo dico io, perché noi non ci dimenticheremo mai, come ho detto già ieri, non ci si dimenticherà mai di tutto quello che è stato fatto. E io eviterei, oltretutto, di prendersela pure con persone che questo lo hanno fatto e non sono Novax. Fate schifo a prendersela pure con quelli che questo l'hanno fatto, hanno avuto sintomi avversi, sono stati male e staranno male per sempre. E voi ci fate pure ironia. Vergognatevi. Veramente, mi fate venire da vomitare. L'altro poi, con quella specie di canappia, ma che cazzo ridi, idiota, dovevi dire, ma no, non dire così, cioè rispetto per chi sta male di salute. E poi bello che fate tutti i teatrini, perché poi magari fate i teatrini, no razzismo, e mettete la persona di colore, e non siamo tutti uguali, e non bisogna fare discriminazioni. Idioti, bugiardi, ipocriti, falsi, però invece ve la prendete con chi invece ha avuto dei sintomi avversi o chi invece ha un'ideologia differente. Ah, lì la discriminazione va bene perché? Perché vi pagano per dire questo, perché siete in sintonia con il Draghistan che deve dire sempre la stessa cosa, è quello che voi siete. Dite la verità, tutte quelle pagliacciate, come ho detto ieri, il finto buonismo, che è una cosa orribile, il finto buonismo, è una cosa che ho sempre detestato. Perché siamo tutti uguali, non si fa nessuna discriminazione nemmeno con chi non è dalla parte di questo schifosissimo regime totalitario. Comunque, io vi rinnovo l'invito di non guardate più la televisione, disdite il canone Rai, fate come ho fatto io, liberatevi della TV che tanto si vive bene tranquillamente, una cosa inutile, vi state facendo lobotomizzare la testa da questi parassiti. Sono parassiti, ragazzi, gente che non fa niente, prende soldi dai canoni che voi versate e non gliene frega niente se poi voi state morendo di fame, c'è gente disperata. Io mi sarei rivoltata, io non so come fate a dormire di notte, ma come fate a dormire di notte sapendo che c'è qualcuno che sta pensando di darsi fuoco perché non ha un lavoro ed è sospeso da mesi? E voi invece, mi faccio un 50.000 al giorno. Ma che schifo, vergogna. È una cosa che io non posso sopportare. Comunque, finito il tempo del pacifismo, come avete capito, il mio canale probabilmente non sarà più come prima. Mi sono rotta le palle.
mi sono scassata veramente. Io lo faccio principalmente per quelle persone che mi scrivono, ragazzi. Mi scrivono persone che l'hanno fatto questo. Due, uno, due, tre, stanno male, e nessuno li sta ascoltando. E tutti gli danno quasi contro come se fossero dei poveri pazzi, vi rendete conto? Soltanto perché questi poveri cristi hanno avuto la sfortuna di credere in questa schifezza e stanno mal, molto male, hanno perso la cosa, una delle cose più importanti, cioè la salute. E voi cosa fate? Li prendete ancora in giro? Vergogna, vergognatevi, non c'è niente da ridere, veramente niente da ridere. Niente da ridere. Veramente sono disgustata di questo. Non so chi possa ancora vedere questo schifo di festival, che tanto fa schifo, perché veramente non sapete nemmeno organizzarlo un festival. Cioè, voi vi riempite così tanto di quattrini, ma poi create sempre un prodotto che è mediocre, per non dire pessimo. È una cosa, patetica, commercialazza, di basso livello, cioè, costruita, finta, anche gli ospiti sono finti. Io ho visto quel poche cose che io non ho la TV, mi mandano dei pezzettini, dico: oh mio Dio, grazie a Dio che non ho la televisione, Madonna Santa. Cioè, non si possono vedere queste cose. Vi siete scordati il vero splendore che c'era una volta di Sanremo e non lo avrete mai più. Non lo avrete mai più, perché ormai voi non fate più le cose con passione, con sentimento e con anima. Voi pensate solo al quattrino, è quello che vi frega. Voi pensate esclusivamente a cosa ci guadagno, cosa mi torna indietro. Per quello che poi viene una schifezza. Ed è la verità. Lo sapete che è la verità. Comunque, Fiorello, per quanto mi riguarda, vergognati, perché sinceramente non so cosa ci sia da ridere a prendere in giro qualcuno che è stato male e starà male per sempre, probabilmente. Ripeto, se fosse toccato a tua figlia, non lo so, dove la tua sensibilità, che probabilmente non esiste. Gli altri tutti uguali. È inutile che fate finta di fare i buonisti e poi ci mettete dentro: no, è razzismo. Oh. Oltretutto, patetico anche perché ogni volta che si parla di razzismo mettete sempre qualcuno di colore. Pensate forse che non ci possa essere razzismo anche per altri tipologie di persone? Cioè, magari una persona che è molto bianca non può aver subito razzismo, una persona asiatica non può aver subito razzismo. No, sempre gli stereotipi fissi. Patetici, oltretutto, veramente patetici. E niente, comunque sia, questo video finisce qui. Scrivetemi nei commenti se anche voi vi ha fatto ribrezzo vedere questa roba. E vi invito ancora a togliervi dalle palle la televisione. Toglietevi il canone, non lo pagate, che è una tassa fascista del 1938. E noi siamo contro ogni genere di collegamento al fascismo. Ok? Bene, perché noi non siamo ipocriti, noi siamo coerenti, quindi è inutile fare tutti i programmi. Giornata della memoria, noi contro il regime del fascismo, tutte puttanate, perché poi alla fine però il canone, quello ci piace, quello è bello perché si beccano i quattrini, e certo, per pagare chi poi? Stipendi di chi? Di gente che prende in giro chi? Le persone che stanno male? Di gente che fa un lavoro mediocre? Di gente che sinceramente, siamo sinceri, è una cosa disgustosa. Quanto richiedono di stipendio per non fare quasi niente? Ma stiamo scherzando? A volte io mi leggo. Cosa credete? Io mi leggo. Andate su Google, mettete patrimonio, mettete qualsiasi presentatore o altro pagliaccio che ci sia in televisione, vedete quanto guadagna e vi verrà da dire: ma come fanno a dormire la notte sapendo che ci sono persone che adesso non sanno nemmeno dove andare a dormire? A me mi scrivono gente che mi dice: io non so come fare ad andare a dormire, che non ho più soldi per l'affitto a marzo, a febbraio, a marzo, e voglio andare in una grotta. Mi scrivono persone di questo genere. Ma a voi non ve ne frega niente, perché voi ormai non avete più un'anima, ve la siete venduta, 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 venduta per i soldi. Però questa cosa, come vi dicevo ieri, esiste il karma? Esiste, perché non è una cosa che uno dice: oh, New Age, è una roba così. No, 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 no. Quella è una cosa fisica, si chiama legge fisica, la fisica che governa l'universo. Un'energia che tu la mandi in una direzione e poi ti fa rinculo dietro. E credimi, credetemi,
vi succederà qualcosa, ma ve lo state creando da soli, vi state distruggendo con le vostre stesse mani. Il mio pensiero comunque finale va a tutte le persone che non hanno fatto questo, oppure hanno fatto questo, hanno avuto gravi sintomi avversi, so che ce ne sono tantissimi, molti mi scrivono continuamente, mi chiedono come posso fare, sono disperato, sono disperata. Io vi dico con tutto il cuore di resistere, cercherò in ogni modo di inventarmi qualcosa, a volte non so nemmeno io come, ma cercherò in tutti i modi di inventarmi qualcosa, perché io voglio dare invece il mio contributo. Questa società fa schifo, ragazzi. Questa società fa schifo ed è malata e non ne voglio più fare parte. E ne voglio costruire una nuova. Ne voglio costruire una nuova con persone valide in ogni ambito, anche nell'ambito artistico, anche nell'ambito artistico. Nessuno degli artisti, se non rari casi, ha dato la sua voce. In questo caso hanno tutti fatto finta di niente, molti sono, ci sono proprio collusi con il Draghistan. Hanno abbandonato tutti, persino i loro stessi fans, perché cioè, se io fossi una persona famosa, ci fosse qualcuno che ha fatto questo, è un sintomo avverso. Ma porca di quella troia, io lo vado ad aiutare, non lo prendo in giro. Imbecilli, io non lo prendo in giro. Ma voi sì. Ma voi sì, perché come vi dicevo non siete più esseri umani, siete scatole vuote vendute per i soldi, questa è la verità. Questo video finisce qui, vi saluto, ci vediamo al prossimo video, ciao.